Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti con la 14ª parte della nostra guida Pokémon Omega Ruby. Quest'oggi riprendo un po' a registrare, dato che sono stato tipo un mesetto fermo perché avevo registrato un po' di episodi. Poi problemi, ho avuto un sacco da fare a casa, lavoro qui di là, quindi caricavo soltanto i video, tra l'altro anche in modo sporadico, mi dispiace, ma ho avuto degli impegni, quindi non c'ero mai. Ma quest'oggi ritorniamo a registrare la nostra guida appunto a Pokémon Rubino. Siamo a Ciclamipoli, ho messo in squadra Gengar e Houndoom, dopo vi farò vedere. Ho dovuto cercare un po' di capire dove era la palestra, finalmente l'ho trovata. Come al solito ci sono Lino e suo padre, Lino che vuole tentar di sconfiggere il capolestra, ma purtroppo ovviamente ancora non ce la farà, e quindi chiederà a noi di far vedere a suo zio, giusto, non era suo padre, quanto è migliorato appunto con il suo Pokémon. Quindi ci sfiderà, noi lo aiuteremo a appunto a dimostrare quanto è capace, ma sarà molto difficile che ci batta. Manda in campo Ralts, il suo unico solo Pokémon. Noi andiamo avanti con Metang, il nostro Pokémon Shiny ricevuto dal dono segreto a livello 21. A questo punto utilizziamo Metal Testata, dato che Ralts è un Pokémon forte a mosse tipo psichiche, però ecco, è danneggiato un po' sulla difesa. Inoltre Ralts è stato modificato come tipo, perché appunto adesso ha preso anche il tipo Fata. Essendo anche tipo Fata, le mosse tipo acciaio sono super efficaci. Quindi abbiamo sconfitto, ovviamente Lino è un po' deluso, però era anche capibile. Adesso dice che si allenerà un pochino di più e se ne andrà verso casa sua appunto. Io continuerò ad allenarmi, diventerò molto molto più forte. Grazie a questa sfida ho capito quali sono i miei limiti e quelli di Ralts e molte altre cose. Quindi allora esci, se per te va bene, vorrei considerarti il mio Ah no, scusa, niente, non importa, voleva dire rivale, ma non ce l'ha fatta. A presto, ok, se ne va finalmente. Parliamo un attimo con lo zio, un attimo. Esci, ora capisco, sei tu l'allenatore che ha aiutato Lina a catturare il suo Pokémon. È merito tuo se Lina è diventato così positivo. Grazie. Come segno di conoscenza vorrei darti questa. Vediamo, cos'è? La MN06 che contiene spacca roccia, quindi dobbiamo forse riprendere il nostro Zigzagoon per proseguire avanti. La MN06 consente di spaccare le rocce che ci troviamo appunto nel nostro cammino per proseguire appunto sulla nostra strada. Allora vi faccio vedere subito le statistiche di Gengar e Houndoom ricevute dal mio amico. Tra l'altro Gengar ricevuto da uno scambio su uno scambio. Gengar ha storia di raggio, sbigo attacco, pugno d'ombra e rivincita. E poi abbiamo Houndoom che ha catturato proprio per me con Smog, Boato, Morso e Segugio. Ho preso Gengar, ma più che altro Houndoom, perché mi sono impazzito vedendo la sua mega evoluzione. L'ho sempre voluta utilizzare e quindi mi sono detto, beh, quale miglior motivo per non prendere Houndoom come Pokémon di tipo fuoco e Gengar spettro. Allora ci siamo, entriamo all'interno della palestra dove sarà Walter il capolestra. Andiamo più avanti e parliamo un po' con il nostro aiutante. Esci, come va aspirante campione? Walter il capolestra di Ciclamipoli usa Pokémon di tipo elettro. Se lo sfidi con Pokémon di tipo acqua ti folgolerà. Tutti gli strani congegni elettrici della sua palestra sono controllati da interruttori. Forza, tieni duro. Ovviamente vi consiglio molto di utilizzare Machamp, perché voi dite, ma Machamp è un Pokémon tipo acqua. No, in realtà Machamp ha preso anche il Pokémon tipo terra, quindi con pantano bomba o colpo di fango vedrete che non avrete problemi. Ovviamente dovete stare attenti perché i Pokémon di tipo elettrico, alcuni tipo Magnemite o Magneton oppure Voltorb ed Electrode, possono utilizzare sia esplosioni che Sonic Boom. Quindi usate un attimino l'occhio perché potrebbe essere abbastanza facile cadere in inganno. Ora, il suo primo Pokémon che manda questo allenatore è Magnemite a livello 16. Se usate Pantano Bomba e Colpo di Fango, al 90% ha levitazione, quindi non riuscirà mai a prenderlo questo Magnemite. Come potete vedere, ho utilizzato Roccia Tomba. Il Magnemite l'unica cosa che può utilizzare è azione. Voglio provare però a vedere se il colpo di fango è veramente inutile oppure no. No, invece si può attaccare. Qualche volta hanno la levitazione e non mi è mai riuscito a capire
quali ce l'hanno e quali no. Forse mi sbaglio io, non lo so. Comunque sia, Maelstrom riceve i suoi punti di esperienza condivisi anche con il resto della squadra e Tyler tenta di imparare l'assalto. Allora, era assalto è una cosa che vi consiglio di far mettere anche al posto di attacco d'ala, perché la potenza è sempre 60 di tutte e due, sono sempre mosse di tipo fisica, però aereo assalto consente di avere una massima precisione e non fallire mai, mentre per quanto riguarda attacco d'ala ha una infallibilità del 100%, cioè nel senso che è probabile che anche se ha 100 di precisione, se il vostro avversario utilizza per esempio illusione, minimizzato oppure anche doppio team, il colpo non va da segno, mentre con aereo assalto colpirà sempre, quindi ve lo consiglio veramente tanto. Shurumish intanto sarà a livello 22 e tenta di imparare a fanno seme. Sì, io ovviamente non glielo faccio imparare perché evita che l'avversario si addormenti, cioè non fa utilizzare mosse tipo riposo al Pokémon avversario. Allora, clicchiamo sulla pedana che vedete fa cambiare il circuito dell'elettricità, quindi proseguiamo. Purtroppo Houndoom non ha mossi tipo fuoco e questo un po' mi dispiace, ma le imparerà presto, anche perché al 24 si evolve, ha solamente Smog, Boato e Morso, ma cioè Smog contro Pokémon tipo elettrico e acciaio, come si potrebbero anche trovare, non è molto utile, quindi preferisco lasciarlo un po' lì a riposo. Continuiamo ad affrontare un po' di allenatori che sono all'interno di questa palestra. Credo che questa sia forse la palestra più facile da affrontare se avete scelto Machtomp o comunque sia Mudkip, perché con colpo di fango non avreste problemi. I Pokémon ovviamente avversari dovranno utilizzare mosse tipo fisiche, i Pokémon tipo elettrici non tutti sono forti con mosse fisiche, forse Electrike, Manectric e pochi altri, ma forse no. Quindi vi consiglio molto di utilizzare lui. Se avete scelto Trico avete diciamo un decente vantaggio, perché comunque sia i Pokémon di tipo erba sono sufficientemente forti contro i resistenti contro le mosse di tipo elettrico. Se invece utilizzate per esempio un Magikarp, l'avete fatto muovere un Gyarados, Tentacool o altri, veramente sostituiteli, non fateli combattere in questo caso, perché sarebbe veramente come andare contro uno con un Mitra per esempio, voi avete soltanto una forchetta, a meno che non gliela tirate precisa negli occhi e siete veramente tanto abili, ma non credo, quindi meglio di no. Riceviamo un sacco di punti esperienza, questo ci fa comodo perché almeno abbiamo tutta la squadra livellata più o meno sulla stessa asse, sullo stesso asse di livello. Intanto Machtomp è divertito, vedete che Voltorb non può utilizzare mosse che ci possono far danno, perché non è un'illusione, non credo che abbiano esplosione loro, quindi mossa veramente dannosa perché si autodistrugge il Pokémon e toglie 150 di danno, cioè un danno di 150, quindi difficile da evitare a meno che non utilizzate tipo fossa o volo, che il vostro Pokémon tipo scompare e riappare dopo, ma altrimenti ve la prendete tutta. Questo invece Combat Pearl è un Meditite e voi vi direte ma perché Meditite? Meditite non è un Pokémon di tipo elettrico, però Meditite può imparare mosse di tipo elettriche, tipo non so, onda shock e mosse tipo del genere. Comunque sia, vedete che per Maelstrom non è molto difficile, anche perché ha colpo di fango che è veramente una mossa eccezionale, fa abbassare anche la velocità al Pokémon avversario, e adesso per finirlo credo che una pistola acqua possa andare più che bene. Ok, perfetto, sapevo che tanto contro Valtier avrebbe combattuto soltanto lui per ovvi motivi. Ok, perfetto, Mariangela Combat Girl mi hai fulminato, ok, quindi dovremmo premere questo qua, esatto, forse era meglio, vediamo, no, ho sbagliato, oh, ci posso riandare? Grazie. Ok, allora qua ci sarà Walter, quindi la prima cosa che voglio fare è dare una piccola pozione a Maelstrom e una, non la volevo dare di nuovo a lui, e una Metang nel caso, ecco,
ci servisse da qualcuno. Allora, andiamo a affrontare Walter, eccolo qua. A volare una Pokéball spettacolo. Attenzione, vediamo. Simpaticissimo Walter, anche già dal muso. Dal muso alla faccia, muso aggressiva. Si accorge di noi, grazie. Ehi, come fate ad arrivare qui? Ah, non mi dirai che ha superato tutte le mie barelle elettriche. Troppo forte, troppo forte. Ho dovuto rinunciare al progetto di modernizzare tutta Ciclamipoli, ma se non l'avevi fatto era meglio. Ora mi dedico unicamente alle sfide con i giovani allenatori come te e all'ideazione di nuovi congegni. Io, Walter Capolettra Ciclamipoli, ti elettrizzerò. E ride. E parte la sfida con questo simpaticone di Walter, che fa il segno della pace. È una giacca, veramente una camicia tipo sventura. Il suo primo Pokémon che manda è Magnemite. Eccolo qua, il Pokémon tipo vite, è una calamita, ha delle viti, cioè un po' abbastanza particolare. Comunque sì, utilizziamo un colpo di fango. Perfetto, lo colpiamo e lo mandiamo quasi a poco con un attacco, ma ha vigore e quindi riesce a resistere con un DS di vita. Quindi lui utilizzerà per ovvi motivi una mossa, sì, una super pozione per ricaricare, e di nuovo credo che si riattivi in vigore, quindi dovremo riattaccarlo di nuovo, anche se abbiamo utilizzato Pantano Bomba. Esatto, ecco qua, il vigore di nuovo. E andiamogli con Pistolacqua per essere proprio tranquilli che magari la mossa non fallisca. Ok, Magnemite è sconfitto, quindi viene ritirato. Perfetto. E manderà Magneton. Anche Magneton è un Pokémon che non ci può fare del male, ecco. Anche se ha Sonic Boom, una mossa abbastanza forte di tipo normale. Anche un Magnete. Vediamo quanto toglie. Beh, non tanto, non è molto efficace. Usiamo di nuovo un colpo di fango. Grandissimo, grandissimo Marstomp, che riceve ben 733 punti esperienza, gli valgono il livello 24. Ottimo. Vediamo se si sale qualcosa di un altro. Tylo sale a livello 22. Metang sale a livello 22. Aundur sale a livello 22. E poi manderà Voltorb. No, oramai continuiamo con Marstomp tanto a questo punto. Ok, il suo ultimo Pokémon, quindi colpo di fango, utilizza Roteramento, il Voltorb nemico, ma Marstomp riesce a resistere alla grande. Eccolo qua, bene, abbiamo sconfitto anche Walter, il Cavalestra di tipo elettrico di Ciclamipoli. Ottimo. Ah, ho perso, ok. Benissimo. Che evoluzione di Tylo, ragazzi, me ne ero scordato che a livello 22 Tylo si evolve. A livello 23 si dovrebbe evolvere anche Shroomish, se non mi sbaglio. Mentre, ora volevo vedere una cosa, intanto che sta evolvendo. Aundum, mi sembra che Aundum si evolva a livello 24, se non mi sbaglio. Dovrei controllare. Comunque sia, Zuello è spettacolare perché vola, quindi è già una cosa molto bella. Ah, ok, ho perso. Mi ha dato la scossa, prendi questa medaglia. Bene, si evolve a livello 24 Aundum. Bellina questa medaglia, molto carina, differente dagli altri. La medaglia Dinamo da Walter. Con la medaglia Dinamo, non Dynamo, quella è un mago, potrai usare la spattaroccia fuori dalla lotta. Inoltre i Pokémon fino a livello 40 ti seguiranno, ovviamente anche Gengar. E ho ancora qualcos'altro, la MT-72 che contiene Invertivolt. Invertivolt mi permette di attaccare l'avversario e farsi sostituire, è tipo retromarcia, ecco, come Pokémon, per farvi... sì, come Pokémon, come MT. Quindi vediamo un po' chi può imparare questa mossa in tipo elettrico. Non credo che Gengar la possa imparare. A Gengar mi sarebbe... cioè mi piace, no, infatti nessuno. Ok, a Gengar mi piacerebbe insegnargli la mossa fulmine, perché secondo me è veramente pazzesco. Ok, scendiamo giù. Intanto mi avete detto che al porto di Ciclamipoli ho scordato la Alakazamite, però ne farò anche a meno, tanto per ora non mi serve. Quindi a questo punto, qua che è? Che è questo? Te cantato? No, andiamo via, guarda. Non ci voglio andare lì, c'è i cantanti, via via. Allora, quindi, credo che per questo episodio, il numero 14, si possa dire terminato. Spero che vi sia piaciuto. Come al solito vi dico, votate, commentate ed iscrivetevi. Ci vediamo nella prossima parte. Un ciao da 78. Ciao ragazzi.